Adoro, però ci vuole umanità, ci vuole bontà, ci vuole gentilezza. Solo così può nascere un mondo nuovo e chi vede questo? Con un altro tutto esaurito allo Spoltore Ensemble, Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio ha guadagnato un altro grande successo di pubblico e di critica. È stata particolarmente apprezzata la lettura del romanzo dello scrittore abruzzese Remo Rapino, vincitore del premio Campiello nel 2020, a cura della compagnia teatrale Ennio Flaiano e del Conservatorio di Musica Alfredo Casella dell'Aquila. Lo spettacolo, con la regia di Rossella Mattioli, con le musiche del compositore Paolo Rosato, è stato interpretato dall'autore Remo Rapino, dalla voce narrante dell'attrice Rossella Mattioli e dalla fisarmonica di Dario Flammini. Si ripercorre la vita di Liborio Bonfiglio, protagonista del romanzo, che si aggira sui lastroni di basalto di un paese abruzzese che non viene mai nominato. La musica di una fisarmonica composta per l'occasione accompagna Liborio in questo incontro per raccontare anche la storia italiana, dal fascismo alle lotte operaie e sindacali, analizzando disagi e contraddizioni del nostro paese. Abbiamo cercato di mettere un po' tutto per renderla più suggestiva possibile, per emozionare, soprattutto per dare un messaggio anche, non poi neanche tanto troppo velato come accade nella fine, della necessità di accettare la diversità, di accogliere gli altri. Quindi è un libro, come dire, di un'operazione culturale, direi d'amore, in senso largo e nobile, come accoglienza e come accettazione dell'altro. Quindi poi le musiche di Paolo, la bravura di Dario Flammini e naturalmente la grande capacità di raccontare e di usare il corpo di Rossella Mattioli hanno fatto il resto. Insomma, io sono molto contento e soddisfatto di tutto questo. Filippone, dopo hai da fare l'alpina. E quando ritornava al paese, tutto qui di licita, la tornaessa, vede che la piuma, come un eroe. Però poi hai dalla Russia e non ritornate più. Bellissimo il romanzo da cui appunto ho tratto questa drammaturgia, proprio perché è proprio una serie di spaccati della storia, della nostra storia. E comunque è sempre emozionante. Ho sentito delle belle vibrazioni nel pubblico, quindi vuol dire che ha colpito questo racconto di questo spaccato storico.